nuovo colpo a una rete criminale che faceva entrare illegalmente migranti iracheni in Europa attraverso la Bielorussia. Composta principalmente da cittadini siriani e turchi, l'organizzazione li faceva poi transitare da Turchia e Russia per introdurli nell'Unione Europea attraverso Lettonia, Lituania e Polonia. I 7 arresti effettuati nel quadro di questa operazione, la seconda coordinata da Europol contro la stessa organizzazione, portano a 61 quelli effettuati dall'inizio dell'anno. A partecipare, spiegano della Guardia di Frontiera polacca, non solo le forze dell'ordine di Varsavia, ma anche quelle di Estonia, Germania, Lituania e Lettonia. Condotti i migranti in aereo fino alla Bielorussia, i trafficanti li introducevano poi in auto nell'Unione Europea. Il trasporto avveniva spesso in veicoli sovraffollati e condizioni di estremo pericolo. Un uomo è stato rinvenuto morto in Germania dopo essere stato abbandonato da una tista sul ciglio della strada. Fra i 3 e i 15 mila euro, il prezzo di questi viaggi della speranza.